di Giorgio Chiaranda della Federazione di Ferrara. Sì, compagni, mi perdonerete se durante l'intervento avrò un po' di voce tremula, ma per quello che ho passato anche negli ultimi anni, pensavo anche in alcuni momenti, per i problemi personali che ho avuto, di non poter discutere di nuovo con voi in questa, davanti a questa platea. Invece oggi sono di nuovo qua. E questo perché io condivido pienamente quello che diceva Mario, cioè i padroni sanno che noi siamo contro di loro. Compagni, si è parlato di svolta a sinistra, però io penso che la questione meridionale, a cui hanno fatto riferimento Mario, ma anche l'intervento del compagno Santorelli, debba essere affrontata dalla nostra tendenza con forza. Perché noi abbiamo una situazione che si sta sviluppando nel sud in generale, faccio per quanto mi riguarda l'esempio della Calabria, con un gruppo dirigente di Rifondazione, che ovviamente alla stragrande maggioranza ha votato il documento Vendola, in Calabria hanno il 70% a livello regionale, che mira strategicamente, senza neanche celarlo, a distruggere completamente Rifondazione Comunista, cioè a far sì che questo partito perda qualsiasi minimo di credibilità che ancora oggi gli rimane nella classe lavoratrice, tra i giovani e così via. C'è un partito di fatto che è rientrato nella giunta Roiero, ricordo che è la giunta più indagata d'Italia, con oltre 20 indagati per reati che vanno da voto di scambio ad associazione mafiosa e così via, e questo dopo soltanto qualche mese che il nostro partito aveva deciso proprio sulla questione morale di uscire da quella giunta. Cioè per una questione che da tutti è stata vista come una questione di poltrone, cioè di andare ad occupare di nuovo una poltrona nella giunta regionale, il nostro gruppo dirigente ha deciso di rientrare in quella giunta. La vittoria della mozione 2, compagni, al nostro congresso ci pone di fronte a un dibattito che dobbiamo avanzare, cioè come costruire la svolta a sinistra nella nostra regione e soprattutto con quali compagni costruirla. Perché seppure è vero che noi per esempio nel congresso regionale abbiamo portato avanti una battaglia con i compagni alla mozione 1, con i quali abbiamo anche discusso un documento che a noi è apparso molto avanzato, che riprendeva i temi più centrali del documento di Chianciano, quale appunto l'alternatività strategica del nostro partito rispetto al PD, è pur vero che poi con questi compagni ci troviamo nella condizione in cui a livello locale, per esempio, si trova a portare avanti anche loro amministrazioni insieme al PD, ci dicono che a livello locale non è possibile rompere le alleanze col PD perché non verremmo capiti dalla gente, addirittura ci sono situazioni come alle prossime amministrative, per esempio nella provincia di Cosenza, dove già il PD sta discutendo con l'UDC per fare un'alleanza, ci dicono che non si può contestare il governo del PD perché il presidente Oliverio della provincia di Cosenza è un presidente molto popolare tra la gente. Iniziato la battaglia fino ad oggi, ci cioè abbiamo fatto fronte comune insieme a loro per quanto riguardava il congresso regionale, che ci è apparsa una scelta strategica molto intelligente, e su questo abbiamo anche messo in un angolo i compagni della Tre, a cui faceva accenno Alessandro, cioè con Matteo Malerba, il famoso Matteo Malerba che viene appunto dall'area Ferrando, quando per lui Ferrando diceva polo autonomo di classe a partire dalle grandi città, visto che a Vipo dobbiamo fare le alleanze con il centro-sinistra. Ecco, Matteo Malerba ci diceva che invece era un momento in cui bisognava cercare di salvaguardare l'unità del partito, fare un'alleanza tra uno, due, insomma volemosi bene. Noi gli abbiamo detto che rispetto alla nostra intransigenza sul documento che volevamo votare e sulle posizioni politiche che volevamo avanzare, lui si è visto costretto alla fine ad assumere il nostro documento e a votarlo. Certo, non è che noi pensiamo che con Malerba si costruisca nella regione la svolta a sinistra, però è indicativo di quanto si possa anche fare un lavoro
coerente nei gruppi dirigenti di questo partito e cercare di far passare anche le proprie posizioni. Però io quello che dico è che rispetto a una situazione del genere, in cui il partito oggettivamente è svuotato di militanti in questo momento nella nostra regione, pensate che qualche paio di mesi fa si è fatta una riunione dei giovani comunisti nella provincia di Cosenza e c'era un compagno nostro e il coordinatore provinciale dei giovani comunisti presenti, noi pensiamo che debba essere e rimane centrale anche quello che è il lavoro indipendente della nostra mozione. Per esempio, penso al lavoro che noi potremmo portare avanti nell'università e rispetto a questo è necessario anche magari che ci siano i compagni che sono disponibili a darci una mano a fare un intervento all'Università della Calabria. Pensate che durante lo sviluppo, nella fase più alta dello sviluppo del movimento studentesco, c'è stata un'assemblea d'Ateneo con oltre 6.000 studenti, cose che non ho mai visto neanche ai tempi della Pantera, insomma. Nella nostra università. Ecco, io penso che noi dovremmo cercare di continuare a portare avanti un nostro lavoro indipendente e allo stesso tempo ovviamente non abbandonare la piattaforma del partito. Per quanto riguarda, e concludo, la situazione che ci troviamo di fronte in Calabria è quella di un processo deindustrializzazione che ormai è completato, cioè i poli industriali sono stati dismessi negli ultimi 10 anni, rimane il grosso centro operaio di Gioia Tauro, dove appunto anche i compagni del Regino ci dicono che è difficilissimo intervenire per la forte presenza anche dell'Andrangheta in quel porto, però pensiamo appunto con i compagni che si potranno sviluppare nei prossimi anni lotte nel nostro territorio eccetera, ma che sicuramente l'esempio che può venire dal movimento operaio che si può sviluppare nelle zone tradizionalmente più forti e tradizionali appunto del nord Italia, del centro o anche come Napoli e la Campania, potranno dare un esempio ai giovani maggiormente sottoproletari, direi io, che sono la stragrande maggioranza dei giovani che oggi vivono in Calabria. Perché purtroppo noi ci troviamo di fronte anche a questa difficoltà con la quale lavorare, cioè si è sviluppato un sottoproletariato e si sta sviluppando un sottoproletariato sempre più diffuso nella nostra regione e come sapete non è sicuramente un settore avanzato nella lotta di classe. Probabilmente ci potranno essere insurrezioni popolari anche di fronte ad attacchi sempre più duri che verranno portate avanti dal governo di centrodestra, ma sarà difficile l'intervento e io lo dico compagni, sarà difficile anche perché per esempio l'Andrangheta nella nostra regione, secondo le indagini che ci presentano i vari enti come ad esempio l'Eurispes eccetera, sembra controllare l'80% dell'economia regionale. Capirete questo che cosa significa in termini di intervento politico. Finisco qua dicendovi soltanto che l'unica speranza per le masse popolari del sud che sono sempre più costrette ad emigrare, questo è un problema del quale dovremo anche discutere, potranno trovare una aspirazione di emancipazione soltanto se la nostra tendenza saprà dargli una prospettiva appunto per la propria lotta. Grazie.